l'ex sciatore azzurro Mirko De Florian è pronto a introdurci una nuova pista. Prima di partire per vivere questa nuova pista tutta d'un fiato, però, è utile farsi dare qualche consiglio per affrontarla in sicurezza e nelle migliori condizioni possibili. Siamo con Armin Planker, skiman professionista, che oggi ci spiegherà come preparare gli sci. Innanzitutto, come preparare le lamine. Questo vi dà naturalmente sicurezza in ogni tipo di situazione in pista. Prima di iniziare a trattare la lamina, dobbiamo lavorare il fenolo. Il fenolo è questo piccolo supporto qui sopra la lamina che, dopo un po' di limate, noi con la lima non arriviamo più sulla lamina perché questo supporto ci sta sopra. C'è un attrezzo che è montato su un coltello, ci impostiamo così sul fianco dello sci, trattiamo il fenolo con leggerezza, senza spingere, senza forza. Non togliamo tutto il fenolo in un colpo perché in quel momento andiamo a indebolire la lamina e con la prima sassata che prendiamo può staccarsi la lamina dallo sci. Una volta scelto l'angolo possiamo passare a trattare la lamina con la lima. Passiamo la lima sull'angolo leggermente, senza spingere. Importante tenere sempre l'angolo come viene dato dalla squadretta. In chiusura, per fare l'ultimo passo, diamo una passatina col diamante per togliere la bava che abbiamo tirato su con la lima. Oggi siamo a San Martino di Castrozza e andiamo a scoprire la pista Cristiania, una vera e propria parete nord, apprezzata per la lunghezza e per il suo manto nevoso sempre perfetto. A presentarci la pista sarà l'istruttrice nazionale di sci Chiara Bettega. Siamo a Cima Tognola, dove parte la pista Cristiania, 2,2 km di pista con 500 metri di dislivello. Qui il panorama è fantastico, questa pista piace moltissimo perché grazie all'esposizione l'innevamento rimane sempre perfetto. Una volta partiti, pista molto facile all'inizio, subito troviamo una curva verso destra che ci mette nella parte più tecnica, più difficile. Possiamo sciare con un arco molto stretto, controllando la velocità. Wow. Superata la prima parte senza alcuna difficoltà, qui ci mettiamo in una S dove cominciano le pendenze, quelle più accentuate. Qui dobbiamo cercare di rimanere bene sullo sci esterno, ricercando bene lo spigolo dello sci. Possiamo sfruttare sia un arco corto che un arco ampio, perché la pista è molto larga. Siamo giunti nella parte centrale della pista, quella più tecnica. La pista va a ristringersi un attimino, ma diventa molto ripida con pendenze sopra il 50%. Qui dobbiamo veramente sfruttare lo sci e tenerlo sempre sullo spigolo, ricercando un avanzamento per facilitare l'inizio curva. Sopra di me il muro, sotto di me la parte scorrevole e divertente. La pista si restringe, spiana, ci si mette in posizione. Prendiamo velocità e andiamo dritti verso Malga Valcivolera. Ciao Chiara, di buono? Ti sto preparando il piatto dello sciatore. Vedo degli ingredienti particolari. Per te Chiara e per Icarus oggi abbiamo cambiato la ricetta del piatto dello sciatore. Cipolla, sale al rosmarino e pancetta arrosolata e messa all'ultimo sopra le uova. Aggiungo il sale con rosmarino, aggiungo la cipolla, qua facciamo le uova. C'è già il burro sciolto. Calorico questo, Riccardo? Sì, guarda, te che sei tutto il giorno sulle piste da sci, è il piatto perfetto. Aggiungiamo il terzo. Aggiungiamo sempre un po' di sale con rosmarino, un po' di pepe. La pancetta la metto sulla griglia a rosolare. Aggiungiamo la pancetta. Sento proprio un profumino delizioso, Riccardo. Bene, adesso te la impiatto e te la porto a tavola.
Il nostro tour tra alcune delle più belle piste delle Dolomiti continua con altre due piste dal 10 febbraio.